Nessuno studente è obbligato ad andare a scuola, lo sottolinea il governatore pugliese Michele Emiliano. L'ordinanza dispone la DID sino al 15 gennaio e prevede per elementari e medie la possibilità di richiedere la presenza. Il caos scuola è sotto la luce dei riflettori tra il susseguirsi di ordinanze e dubbi dei genitori. Ne abbiamo parlato con la segretaria provinciale dell'FLC CGL Taranto, Angela Dragone. La Speleo Befana, che ieri ha fatto capolino all'ospedale di Taranto, ha attirato l'attenzione di una nota TV americana. Antenna Sud 85, ben trovati, l'informazione da Taranto e provincia. In apertura, come abbiamo ascoltato dai titoli, il caos scuole sotto la luce dei riflettori tra il susseguirsi di ordinanze e i dubbi dei genitori. Ed allora noi abbiamo parlato con la segretaria provinciale dell'FLC CGL Taranto, Angela Dragone. Ascoltiamo. Sono giorni di caos per il sistema scolastico nazionale e anche per quello pugliese, tra il susseguirsi continuo di ordinanze regionali, i dubbi dei genitori e tanta confusione. Ne abbiamo parlato con la segretaria provinciale della FLC CGL Taranto, Angela Dragone, nel giorno della ripresa delle lezioni. Come al solito ci siamo ritrovati all'improvviso, alla vigilia anche della festa, a cambiare le carte in tavola. Il presidente Emiliano ha preferito attendere le indicazioni del governo per poi decidere cosa fare sulla scuola in Puglia, in merito anche a quella che è la nostra situazione epidemiologica, che come sappiamo non è positiva. Questo però ha comportato, nell'ottica di un'emanazione di un'ordinanza che ha ribaltato un po' quella che era l'ottica di quella precedente, perché adesso il genitore deve chiedere una volta per tutte, vale per tutto il periodo, se mandare i figli a scuola, perché l'ordinanza di Emiliano dice siamo tutti in didattica a distanza praticamente, tutti a casa tranne, e non si capisce perché, la scuola dell'infanzia. Quindi sia i dirigenti, i docenti che i genitori si sono trovati un po' spiazzati, forse ci sarebbe voluto un po' più di coraggio. Dal punto di vista sindacale a noi non piace che sia affidata la scelta alle famiglie, perché se il dato è effettivamente è così grave come viene prospettato dalla regione, ha senso chiudere, come stanno facendo molte regioni europee, molte nazioni europee o altre regioni italiane. Ed ancora a scuola, protesta un gruppo di mamme del plesso Gabelli della scuola Giusti a Taranto, chiedono un insegnante stabile per i propri bambini. La preside dell'istituto rassicura, una soluzione nelle prossime ore. Chiedono una insegnante stabile per i propri figli e la protesta di un gruppo di mamme della seconda C del plesso Gabelli della scuola elementare Giusti del quartiere Tamburi. L'assenza prolungata dell'insegnante titolare, lamentano le mamme, e l'alternarsi delle supplenti ha causato disagio tra i bambini. Da settembre fino adesso non abbiamo avuto una maestra fissa per i nostri figli, abbiamo avuto soltanto sostituzione, perché purtroppo la maestra dei bambini, che è fissa, non potrebbe rientrare a scuola per le sue patologie, e noi questa cosa purtroppo ci dispiace, però c'è anche un problema, che noi non possiamo tenere maestre di sostituzione per i nostri figli, perché sono arrivati in seconda elementare che i bambini nostri non sanno né leggere né scrivere, e questa cosa a noi non va bene. E la prese ci aveva comunicato che il giorno 7 avevamo una maestra per i nostri figli, oggi è 7. Tutte noi mamme abbiamo svegliato i nostri figli stamattina presto e non c'era nessuna maestra in DAD, e questa cosa a noi non va bene. Noi richiediamo una maestra fissa per i nostri figli e non le istituzioni, perché non va bene. A seguito della protesta abbiamo contattato telefonicamente la dirigente scolastica Antonietta Iossa, oggi fuori Taranto per motivi personali, che garantisce una pronta risoluzione del problema e chiede ai genitori un po' di pazienza. Stamattina noi abbiamo appreso dell'assenza della docente in oggetto e abbiamo subito provveduto a fare la convocazione per l'insegnante supplente che da domani dovrebbe occupare il posto della docente assente, della docente titolare. I genitori devono soltanto avere la pazienza di attendere ancora qualche ora, pur avendo già una docente in classe, la docente di sostegno con titolare a tutti gli effetti della classe. E parliamo di Covid-19, zero decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore negli ospedali tarantini. Vediamo dunque tutti i dati aggiornati con l'ausilio della nostra infografica.
Nessun decesso per Covid negli ospedali tarantini nelle ultime 24 ore, un numero stabile di degenti. Sono i numeri confortanti della giornata dell'Epifania nei dati diramati dalla ASL Taranto alle 17 del 6 gennaio. L'ospedale San Giuseppe Moscati ospita 66 pazienti affetti da Covid, 25 presso malattie infettive, 26 presso pneumologia, 15 in rianimazione. L'ospedale Giannuzzi di Manduria accoglie 48 pazienti affetti da coronavirus, 43 in medicina, 5 in rianimazione. L'ospedale San Pio di Castellaneta conteggia 53 pazienti affetti dalla sindrome pandemica, 38 i pazienti affetti da Covid-19 presso il reparto di medicina dell'ospedale San Marco di Grottaglie. Il presidio ospedaliero Valle d'Itria di Martina Franca ha attualmente 27 pazienti affetti da Covid presso il reparto di medicina, 21 i pazienti affetti da coronavirus presso la casa di cura Santa Rita. Il centro ospedaliero militare di Taranto ha 8 positivi. Nel presidio Covid Post-Acuzie di Mottola ci sono 21 pazienti post-Covid. Nelle ultime 24 ore non si sono pertanto registrati decessi. E da Taranto il sindaco della città Abimare, Rinaldo Melucci, visita il primo cantiere dei playground. Al via i lavori per il primo degli 8 playground previsti a Taranto in ogni quartiere dall'amministrazione Melucci. Il primo cittadino ha visitato il cantiere nell'area verde compresa tra via Scoglio del Tonno e viale del Rinascimento, dove sorgerà un campo per lo street basket, zone dedicate alle attività ludico-ricreative e allo sgambettamento cani. Siamo ancora in piena pandemia e quindi dobbiamo stare dentro a delle regole importanti, però noi stiamo continuando a preparare, insomma, investire, specie nelle periferie come oggi a Taranto 2, perché quando ci saremo messi alle spalle questi giorni difficili la nostra comunità possa tornare a fare anche sport, a godersi, come dire, momenti belli di vita comunitaria. E lo stiamo facendo con un progetto che avevamo già presentato lo scorso autunno, di realizzare dei playground di quartiere, come dire, delle aree giochi, dove è possibile, come in quest'area, realizzeremo anche, come dire, aree dedicate ai nostri amici animali domestici. Amministrazione, quando le norme sanitarie lo consentiranno, queste aree saranno il cuore pulsante dei quartieri, dove la pratica sportiva di base sarà la principale tra le numerose attività possibili. Nel caso specifico del cantiere avviato, è un ulteriore segno di attenzione per le periferie da parte dell'amministrazione. Si tratta del primo di 8 playground che andremo a realizzare un po' ovunque in città, questo è il primo appunto, poi proseguiremo con Piazza Catanzaro, Giardini Virgilio, via Cacace, poi Viale del Lavoro, Piazza Marconi, Piazza Catanzaro, insomma c'è veramente tanta attenzione da parte nostra a che la popolazione, usciti ormai dalla pandemia, finalmente i nostri concittadini potranno riappropriarsi di aree pubbliche. Ed ora le brevi che giungono dalla città di Taranto e dalla sua provincia. 9 anni fa faceva il suo ingresso nell'arcidiocesi di Taranto Monsignor Filippo Santoro, una messa di ringraziamento per lui in seminario con alcuni sacerdoti, innanzi al bambinello l'affidamento ancora una volta della chiesa di Taranto. A Pulsano l'assessorato ai servizi sociali dà notizia dell'arrivo di nuovi buoni spesa a Covid per un investimento totale di oltre 94.000 euro. Il provvedimento prevede la modalità telematica per la ricezione delle istanze e per la conseguente assegnazione ed erogazione dei buoni spesa, destinati il 70% dei fondi agli interventi assistenziali in favore di chi non beneficia di alcun sostegno pubblico, il restante 30% a chi già beneficia di RDC, RED e NASPI. Dopo 25 anni di servizio al comune di Torricella come LSU, lavoratori socialmente utili, si è provveduto alla stabilizzazione di 4 lavoratori e dunque alla relativa assunzione come dipendenti del comune di Torricella. L'amministrazione comunale di Taranto, coadiuvata da Asset e Talab, lancia Filo Comune, dedicato alla formulazione di proposte e progetti nell'ambito della candidatura di Operle per la rigenerazione urbana complessiva di 2 quartieri, Paolo VI e Salinella.
Primo incontro per il tavolo tecnico per lo sport a Taranto, che mette insieme in maniera costante amministrazione comunale, CONI, federazioni sportive ed enti di promozione sportiva in rappresentanza di tutte le realtà operanti nel territorio ionico. Tra le prime idee emerse, partecipare a bandi per l'allestimento di aree adibite allo sport e costruire progetti rivolti ai giovani. Parliamo ora di lavoro. Successo della FIOM CGL di Taranto: è stato reintegrato in ArcelorMittal dopo la sentenza del Tribunale un operaio che era stato escluso dalle assunzioni ed era transitato in Ilva in amministrazione straordinaria. È stato reintegrato in ArcelorMittal dopo essere stato escluso in maniera non corretta dalle graduatorie di assunzione. È la storia di un lavoratore di Ilva in AS iscritto alla FIOM CGL che è tornato al lavoro nei primi giorni di gennaio grazie all'intervento del sindacato metalmeccanico rappresentato in giudizio dall'avvocato Massimiliano Del Vecchio. Il segretario FIOM CGL, Francesco Brigati, spiega cosa è avvenuto. Grazie al supporto dell'avvocato della FIOM CGL Massimiliano Del Vecchio siamo riusciti in questo caso a dimostrare che la professionalità non può assolutamente dipendere da delle assenze così come aveva formulato l'azienda, cioè per il fatto che stesse, diciamo, il 40% delle ore fuori per motivi tra l'altro personali non potesse essere in un certo qual senso verificata la sua professionalità. Lo abbiamo dimostrato, tra l'altro è un saldatore specializzato che proveniva dalla Bellelli, è stata fatta un'ingiustizia nei confronti di questo lavoratore e di tanti altri. Proseguiremo, ci sono tanti altri casi e siamo convinti, per come la FIOM seriamente ha portato avanti questa vertenza, di riuscirla a portare con ottimi risultati. Adesso c'è un altro obiettivo, è quello dei lavoratori di Ilva in AS, che vanno collegati rispetto a quell'accordo, che è la clausola di salvaguardia occupazionale che va garantita a tutti quei lavoratori. Il lavoratore è rientrato in azienda il 4 di gennaio, sta lavorando ed è tornato al suo posto di lavoro nel reparto carpenteria nell'officina generale di ArcelorMittal. Ed è stato introdotto da un emendamento al Cura Italia il pegno rotativo, uno strumento finanziario che giunge a supporto delle imprese agricole. Ascoltiamo i dettagli. Con l'arrivo del 2021 le imprese potranno attivare il cosiddetto pegno rotativo, il nuovo strumento introdotto per norma da un emendamento al Cura Italia promosso dal Movimento 5 Stelle, che permette alle imprese agricole di ottenere da un istituto di credito le risorse finanziarie ad un tasso inferiore, mettendo a pegno la propria produzione, che resta però di fatto nelle proprie disponibilità fino alla fase di vendita. Una volta venduto, il pegno passa per così dire sul nuovo prodotto e segue lo stesso iter. Imprese agricole ed istituti finanziari potranno controllare direttamente attraverso account le produzioni. La misura interessa tutti i prodotti di qualità certificati, tra cui liquori, distillati, vino e olio. Diversi gli istituti che hanno già siglato i primi accordi con le imprese agricole, così da garantire maggiore liquidità agli imprenditori ed al tempo stesso una tranquillità dal punto di vista finanziario che consenta loro di impegnarsi nel lungo periodo di affinamento dei prodotti che remunerano gli investimenti solo dopo la definitiva maturazione. Una misura importante per la crescita dell'agricoltura in regioni come la Puglia, dove la produzione di qualità stimola anche l'introduzione di metodi di lavoro innovativi. La Speleo Befana, che ieri ha fatto capolino all'ospedale di Taranto, ha attirato l'attenzione anche di una nota TV americana. La Befana su Teleferica Taranto ha fatto breccia sin oltre oceano. Nel giorno dell'Epifania, come vi avevamo raccontato, all'ospedale Santissima Annunziata il soccorso alpino e speleologico pugliese ha dribblato l'enorme anticontagio e ha messo le proprie competenze al servizio dei più piccoli ricoverati. Una inedita Speleo Befana, si potrebbe dire. Presto la notizia ha varcato i confini regionali, meritando addirittura l'attenzione dell'emittente americana CBS News PAF. D'intesa con la direzione ASL, i soccorritori, addestrati a muoversi in ambiente impervio, hanno attrezzato una teleferica obliqua, generalmente utilizzata in grotta per superare in altezza ostacoli o meandri con crepacci, oppure in territori impervi, come le gravine dell'arco ionico tarantino, per passare da uno spalto all'altro. Stavolta però, lungo la teleferica c'era la Befana, che con la scopa ha portato alcuni doni offerti dall'azienda Martinese 2S SRL, a tutti i bambini ricoverati, evitando però ogni contatto.
Shana Lamanna non si arrende, la giovane volontaria che ripulisce le aree verdi del quartiere Paolo VI a Taranto insieme al nipote continua la sua opera, anche se alcuni hanno evidentemente confuso la zona per una discarica. Shana non si arrende e se gli altri inquinano, lei continua a pulire i prati vicino casa. Vi avevamo raccontato nel mese di ottobre la storia di Shana Lamanna, la giovane volontaria che assieme al nipote Claudio spesso nei giorni di festa si munisce di palette, rastrelli e buste e ripulisce le aree verdi che circondano la propria abitazione nella zona nord del quartiere Paolo VI. L'iniziativa si è ripetuta domenica scorsa. Shana e il nipote hanno lavorato per ore per restituire decoro alla zona, raccogliendo buste piene di rifiuti. Questa volta è stato veramente un lavoraccio, però ne passa veramente la pena. C'era il sole prima e adesso è diventato già sera. Quindi è stato un lavoro veramente tosto, però guardate, questo è il risultato. Purtroppo nella giornata successiva ignoti, probabilmente non del quartiere, hanno scambiato la zona per una discarica, vanificando l'opera volontaria svolta da Shana nelle ore precedenti. Dopo un iniziale momento di scoramento, Shana ha contattato nuovamente la nostra redazione raccontando l'accaduto, ma non si arrende, anzi, continuerà la propria opera di volontaria, ribadito con vigore ancora maggiore, sperando che aumenti la vigilanza sulla zona e la coscienza civica e ambientale dei cittadini. Sporcare è facile, pulire è fatica. Ma Shana continua la sua piccola grande battaglia, sperando che molti raccolgano i suoi appelli e il suo esempio. Antenna Sud 85 dedicata a Taranto e alla sua provincia termina qui. Ora focalizziamo la nostra attenzione sulla città adriatica e sulla sua di provincia. Un uomo di 70 anni con vari precedenti penali alle spalle è stato arrestato a San Pietro Vernotico con l'accusa di tentato omicidio. Avrebbe sparato lui una fucilata contro un 41enne che si trovava in auto con la sua famiglia la mattina di Natale. Ripartono anche a Brindisi le lezioni in presenza, al via i test rapidi agli studenti. Sviluppi sulla discussa festa di Capodanno a Brindisi. Tra gli invitati ci sarebbe un positivo, ora si teme per il contagio. Antenna Sud 85, Brindisi e provincia, ben ritrovati. Come avete ascoltato dai nostri titoli in apertura, quest'oggi la cronaca: un uomo di 70 anni con vari precedenti penali alle spalle è stato arrestato a San Pietro Vernotico con l'accusa di tentato omicidio. Avrebbe sparato lui una fucilata contro un 41enne che si trovava in auto con la sua famiglia la mattina di Natale. I dettagli nel servizio di Gianmarco Di Napoli. Avrebbe esploso una fucilata contro un 41enne che si trovava in auto insieme alla moglie e ai figlioletti in tenera età. Con l'accusa di tentato omicidio, i carabinieri di Brindisi hanno arrestato Franco Perrone, 70 anni, detto Franco Lusbirru, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari. Il ferimento avvenne all'ora di pranzo del giorno di Natale, nella zona 167 di San Pietro Vernotico. Lorenzo Scalinci era appena salito a bordo della sua Smart insieme alla moglie, che gli sedeva accanto con il figlio di 6 anni in braccio e altri 3 figli sul sedile posteriore, quando la vettura fu affiancata da una Opel Meriva, dalla quale il conducente esplose una fucilata a circa 1 metro di distanza. I pallini ferirono Scalinci al fianco e a un braccio. L'uomo chiamò i carabinieri e raggiunse con la stessa auto il presidio ospedaliero di San Pietro Vernotico. Qui, dopo i primi soccorsi, venne trasferito in ambulanza all'ospedale Perrino di Brindisi, da dove fu dimesso in serata con una prognosi di 20 giorni. La Opel Meriva utilizzata dal feritore venne trovata abbandonata alla periferia del paese sulla strada Percellino San Marco. Proprio partendo dalla vettura di Perrone e con indagini rapidissime, i carabinieri sono riusciti a identificarlo come il presunto autore del tentativo di omicidio, il cui movente però non è stato chiarito. Perrone è stato arrestato e rinchiuso nel carcere giudiziario di Brindisi. Dopo la lunga pausa dovuta alle festività natalizie, quest'oggi il rientro in classe per quanto riguarda gli studenti delle elementari e medie, che sia didattica a distanza o didattica in presenza. Ripartono dunque parzialmente le lezioni in presenza anche a Brindisi, ripresa che coincide con il primo giorno di test rapidi volontari agli studenti. Ascoltiamo. Quello che vedete alle mie spalle è l'ingresso del centro per anziani al quartiere Bozzano a Brindisi, dove da questa mattina ha preso il via lo screening sulla popolazione studentesca. Circa 100 studenti del comprensivo Cappuccini si sono sottoposti al test rapido per un rientro più sicuro a scuola. Ci attendevamo una risposta più ampia,
in tutta verità. Ma ciò che è stato possibile ottenere è stata un'adesione immediata di coloro che già erano convinti. Coloro che non erano convinti attenderanno eventualmente di maturare una decisione diversa, nella speranza che possa essere utile per tutti raggiungere la consapevolezza della salvaguardia della salute pubblica tramite la salute personale. Si sono riprese le lezioni in presenza, abbiamo avuto delle richieste di o rientro in presenza o di cambio da DAD in presenza. Ragionevolmente abbiamo accolto tutte le istanze in modo da salvaguardare il diritto all'istruzione di tutti. Come si organizzerà adesso? Adesso siamo organizzati con la didattica in presenza con gli alunni che si recano giornalmente in aula e con la didattica a distanza con tutti i dispositivi che già abbiamo messo a disposizione sin da novembre. È partito questa mattina lo screening sulla popolazione studentesca a Brindisi. Intanto come stanno andando le prime operazioni? I genitori sono stati molto disponibili, si sono messi anche in condizioni di non assembrarsi, erano tutti muniti di certificato e modulo per poter iniziare la certificazione. Quello che auspico è che comunque chi non ha voluto aderire, i genitori che non hanno voluto aderire, aderiscano, perché comunque è chiaro che se solo la metà della popolazione collabora e aderisce non si conclude benché. Però diciamo che su 10.000 bambini 5.000 hanno aderito e questo già è un grande lavoro. Nuovi casi di coronavirus in aumento a Brindisi e provincia, ma aumentano fortunatamente anche i guariti. Il punto. Aumentano i nuovi casi di coronavirus in Puglia, ma aumentano fortunatamente anche i guariti. Calano i ricoveri. Resta alto invece il numero dei decessi. 1581 sono i nuovi casi di positività al Covid-19, quelli registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. Di questi, 1536 sono ricoverati, 17 in meno rispetto a ieri. I decessi sono invece 23 e i guariti 1110. In provincia di Brindisi sono 149 i nuovi casi. Il 5 gennaio erano stati 88. Sempre nella stessa provincia sono ricoverate attualmente 54 persone fra gli ospedali di Brindisi e Ostuni. Il nosocomio della Città Bianca ospita 9 pazienti in medicina interna e 7 in pneumologia. All'ospedale Perrino di Brindisi invece ci sono 19 pazienti in malattie infettive, 15 in pneumologia, 4 in rianimazione. Ieri un decesso, una paziente di 87 anni è morta nel reparto di rianimazione. I post-Covid ospitano 14 pazienti a Mesagne, 8 a Celle Messapica, 11 a Cisternino. Gli attualmente positivi in Puglia sono 54.028, il 97,2% è a domicilio e il 61,2% è asintomatico. Il totale dei casi di positività Covid in Puglia è di 96.946 dall'inizio della pandemia. Ci sarebbero sviluppi sulla discussa festa di Capodanno a Brindisi. Tra gli invitati ci sarebbe un positivo al Covid-19. Ora si teme per il contagio. Sembra confermata la notizia circolata in città nei giorni scorsi con la positività al Covid-19 di almeno uno dei partecipanti alla festa di Capodanno avvenuta all'interno di un'abitazione di Brindisi, che sarebbe stata svolta senza alcuna protezione individuale e con la presenza di decine di invitati. La notizia della positività ha portato di conseguenza all'obbligo della quarantena e del tampone di controllo per tutti i partecipanti. A creare scalpone alcuni video pubblicati su Instagram da uno dei presenti e poi rimossi successivamente, in cui si vedevano scene di festeggiamenti con balli, canti ed il classico trenino. Ovviamente le immagini sono diventate rapidamente virali, portando anche a numerose prese di posizioni istituzionali, come gli interventi e la condanna pubblica del presidente del Consiglio Comunale di Brindisi, Giuseppe Ceglie, e del deputato brindisino Mauro Datis, che aveva chiesto anche l'intervento delle forze dell'ordine, che effettivamente non è tardato ad arrivare, con l'individuazione da parte del comando dei carabinieri di circa una ventina dei partecipanti. L'organizzatore, un imprenditore locale, è stato anche multato con una sanzione di 400 euro e come lui anche altri dei presenti, ma dopo le indagini potrebbero anche scattare alcune denunce penali. Si sta anche verificando, infatti, dopo la notizia di almeno una positività, se qualche invitato non abbia rispettato la quarantena prevista. Ed ora le brevi che giungono dalla città adriatica e dalla sua provincia. Sarà l'autopsia a stabilire le circostanze della morte di un pensionato di 95 anni trovato cadavere all'interno della sua abitazione in via Puccini a San Pietro Vernotico. L'uomo si sarebbe tolto la vita dandosi fuoco dopo essersi cosparso di benzina. A scoprirlo è stata la figlia di ritorno dalla spesa.
Furto nella stazione di servizio Q8 di Montalbano sulla statale 16 tra Fasano e Ostuni. I ladri hanno forzato la colonnina del self-service con un sondino, prelevando dal cassetto interno una parte del denaro contenuto. Albano Carrisi si oppone pubblicamente alla trivellazione nel mare pugliese. Il cantante ha sottoscritto un documento in cui si invitano le istituzioni, regione compresa, a fermare ogni attività di prospezione al largo dei litorali Gioiello Pugliesi, da Manfredonia a Brindisi. Si chiamerà Adriavia la nuova compagnia aerea che nasce ad Ancona ad opera di Luisa Davanzali, la figlia del fondatore dell'Itavia, fallita dopo la tragedia di Ustica. I voli nazionali collegheranno anche l'aeroporto di Falconara Marittima con quello di Brindisi. L'amministrazione comunale di Sandona ci ha donato buoni da 25 euro ciascuno a tutti gli oltre 500 bambini del paese come regalo della Befana in un periodo così delicato. L'iniziativa del sindaco Angelo Marasco è stata aspramente criticata dalle opposizioni. Raccolta di sangue sabato 9 gennaio presso la sede Avis in piazza di Summa Brindisi. Dalle 8 alle 12 le donazioni potranno essere effettuate con l'ausilio dell'autoemeroteca della ASL e in collaborazione con il personale del centro trasfusionale di Brindisi. Speranza per gli OS precari di Brindisi dopo l'approvazione del decreto mille proroghe con la funzione pubblica della CGIL che chiede certezza. Risposte chiare, quello che chiede il personale OS precario dell'AS Brindisina dopo l'entrata in vigore del decreto mille proroghe, che apre proprio la possibilità di deroghe per gli operatori sanitari in scadenza di contratto al 31 gennaio. A sostenere la richiesta dei lavoratori la funzione pubblica della CGIL di Brindisi, con questa opportunità che rappresenta una speranza per questi lavoratori che chiedono un segno di riconoscenza per l'importante contributo fornito anche in questa fase di emergenza. Come funzione pubblica CGIL Brindisi continuiamo a rappresentare la vertenza del precariato dell'ASL di Brindisi. Alla luce del decreto mille proroghe approvato in Consiglio dei Ministri, che contiene l'opportunità di prorogare i contratti al personale precario storico, chiediamo al presidente Emiliano, ai consiglieri regionali e al direttore generale di esprimere una posizione chiara e di dare una risposta a questi lavoratori che hanno vissuto due eventi pandemici, lavoratori che sono diventati indispensabili per garantire i servizi essenziali, hanno maturato un'esperienza sul campo di cui non possiamo fare a meno in questo momento particolare per la sanità. Lo chiediamo anche in particolare per gli OS della graduatoria 2009 utilizzati ad oltranza in reitero di proroga. Chiediamo al presidente Emiliano di farsi carico di questo precariato, al capo dipartimento. È arrivato il momento probabilmente di esprimere una posizione netta. Noi lo chiediamo come funzione pubblica, ma lo chiediamo a nome dei lavoratori. Ad Oria un'interrogazione promossa da Fratelli d'Italia su un progetto e relativo finanziamento per la realizzazione di un centro per malati di Alzheimer. In un quartiere buio che più buio non si può, un po' di luce potrebbe arrivare dalla realizzazione di un centro per malati Alzheimer già finanziato per 700.000 euro dalla scorsa amministrazione, per quanto ad oggi non si abbiano notizie circa la sua realizzazione. Per questo, tra sterpaglie e un cantiere mai davvero avviato, arriva un'interrogazione da discutere nel prossimo Consiglio Comunale. E la mia interpellanza è proprio mirata a sapere le motivazioni per le quali le due amministrazioni che sono susseguite non hanno aderito o quantomeno non hanno presentato nessun progetto riguardante questo argomento. Lei si è fatto un'idea, che fine ha fatto questo progetto? Questo me lo devono dire in Consiglio Comunale. Un quartiere buio che più buio non si può, a pochi metri dal cantiere, a ridosso della caserma dei carabinieri, c'è anche la filiale delle poste, l'unica sede aperta in periodo di pandemia, completamente al buio già da qualche giorno. Con la scusa del Covid anche l'altro ufficio che avevamo in piazza dei Gobbis è stato chiuso da marzo scorso e questi non hanno ancora intenzione di riaprirlo, malgrado che il mio interessamento ed altri colleghi del Consiglio Comunale insieme al consigliere regionale Caroli. Stiamo aspettando risposte. La situazione è questa, come si sta accorgendo naturalmente anche lei, la confusione che ci sta vicino a questo ufficio e le difficoltà che hanno gli utenti per poter accedere allo stesso ufficio.
Hotel Covid a Lecce rischia la chiusura dopo pochi mesi, troppo faraginoso il sistema secondo il gestore. La Polizia Postale pubblica il report dell'anno 2020 relativamente alle attività di controllo e reati contestati. Ne emerge un preoccupante quadro di aumento dei reati online. Un viaggio virtuale nella storia di Nardò tra le segrete del castello e i sotterranei. Scopriamo il progetto. Antenna Sud 85 dedicato a Lecce e alla sua provincia, ben trovati. La scuola ancora una volta in primo piano in Puglia, dunque i genitori scelgono se optare per la didattica in presenza o a distanza. E allora ascoltiamo cosa ne pensano. La scuola in Puglia riprende con la didattica digitale integrata fino al prossimo venerdì 15 gennaio e quanto stabilito dall'ordinanza firmata dal governatore Michele Emiliano, che di fatto rimanda almeno di 8 giorni la ripresa delle lezioni in presenza. L'ordinanza vale per tutti gli ordini e i gradi, dalle primarie alle superiori. Per elementari e medie però resta comunque l'opzione di scelta delle lezioni in presenza, sebbene in maniera diversa rispetto alle precedenti ordinanze. Insomma, la responsabilità demandata in capo alle famiglie nuovamente. Ma cosa ne pensano proprio i genitori? La scelta è sempre una scelta particolarmente discutibile, perché la situazione non è molto chiara anche dal punto di vista epidemiologico, però certamente io prediligo la presenza, anche perché è sicuramente una scelta per i ragazzi molto più opportuna, possibilità di poter essere in classe con naturalmente le dovute distanze, con tutti gli accorgimenti. Tendenzialmente preferirei la presenza, però per motivi personali io mio figlio l'ho dovuto tenere in DAD. Io però ho una madre che ha pluripatologica, per cui mio figlio purtroppo dopo la scuola, io lavorando e non potendo andarlo a prendere, va a pranzo da mia madre, per cui questa cosa, diciamo così, poteva creare dei problemi a mia madre. Allora io per preservare lei ho tenuto mio figlio praticamente in DAD, chiaramente con tutti i problemi della DAD, perché per quanto possa essere gestita nel migliore dei modi, concordo un po' con l'opinione comune che comunque sia devastante per i ragazzi, perché in realtà non hanno il presidio reale delle conoscenze, del modus operandi che avevano in presenza. E continuiamo a parlare di scuola, lo facciamo con Matteo Bottazzo. Le scuole ripartono a singhiozzo, in classe ci sono di sicuro però i professori, che sono al centro di una situazione praticamente indefinibile sotto ogni punto di vista, stretti nella morsa delle indicazioni della Regione Puglia, tra norme poste sui social e i DPCM. Tutto in mano alle famiglie, in sostanza, che possono decidere o meno se mandare i propri figli a scuola. Chi ci deve essere però è il corpo docente, che però non può operare come vorrebbe. La situazione delle scuole pugliesi nel corso dell'ultima settimana, diciamo che non è stata assolutamente semplice, anzi oserei dire che nel corso delle ultime ore è stata caratterizzata da notevole confusione. Questa confusione si è registrata anche tra i lavoratori della scuola. Mi riferisco in particolare anche all'ultima ordinanza del governatore di Puglia Emiliano e soprattutto anche agli ultimi comunicati che sono usciti ieri sera proprio su Facebook in relazione alla possibilità o meno dei genitori di mandare i figli in presenza mediante una richiesta esplicita. Diciamo che la situazione si è ribaltata rispetto all'ordinanza precedente, perché mentre prima i genitori potevano scegliere se far frequentare o meno i ragazzi da casa, adesso invece la situazione è opposta. Da una prima ricerca fatta, la situazione in provincia di Lecce è estremamente variegata. Ci sono alcune scuole nelle quali la presenza, soprattutto nel primo ciclo, e quindi mi riferisco in particolare a primaria e secondaria di primo grado, è estremamente alta la frequenza in presenza. Ci sono invece altre scuole in cui la presenza è soprattutto rivolta alla didattica digitale integrata. Hotel Covid a Lecce rischia la chiusura dopo pochi mesi, per il gestore è troppo faraginoso il sistema. Ora, io non penso che i malati Covid non abbiano bisogno di questo strumento, anche perché i numeri dei positivi li leggiamo tutti ogni giorno sui giornali. Quindi io, da quello che è stata la mia, diciamo, esperienza personale, ho ricevuto delle chiamate da parte di persone che volevano ricoverarsi, che volevano usare questo servizio,
ma non si sono poi trasformate in ospiti. Perché penso, da quello che è stata la mia esperienza in questi 2 mesi, che la procedura di registrazione per usufruire di questo servizio è macchinosa e quindi tende tende a inceparsi. Nessun ospite, insomma, da 3 settimane, troppo tempo, ed ecco che l'Hotel Zenith di Lecce sta per dismettere le vesti da Covid Hotel. Il servizio, unico in tutta la provincia salentina, ha preso le mosse soltanto nel novembre scorso, ma già corre il serio pericolo di tramutarsi in un flop. Eppure le richieste non mancherebbero, come assicura Giacomo Carlesi, proprietario e gestore tramite la Comfort Esser Lerle dell'albergo di Via Adriatica, ma è il sistema che secondo lui non funziona. Allora, come da PEC, la convenzione non è stata rinnovata per mancanza di richieste da parte dell'ASL Lecce. La convenzione non è stata rinnovata da parte della Protezione Civile di Bari. Il mio costo è stato quello di chiudere un'attività che non ha mai chiuso, neanche durante il primo lockdown di marzo-aprile. Però sono deluso perché questo aiuto non si è concretizzato. È da qui che nasce poi un mio appello per cercare di in qualche modo di sbloccarlo, perché in altri capoluoghi di provincia so che funziona e quindi mi dispiace che a Lecce questa cosa non sia partita come dovrebbe funzionare tutte le altre province. Cambiamo l'argomento, vi parliamo di un viaggio virtuale nella storia di Nardò tra le segrete del castello e i sotterranei. Scopriamo il progetto. Un percorso virtuale tra storia e leggenda alle radici di Nardò è il progetto finanziato da Emo Undergrounds che vedrà il castello della città salentina al centro di un investimento da oltre mezzo milione di euro, 560.000 euro per la precisione. Con la tecnologia, via audio, guide, pannelli, realtà aumentata, simulazioni, applicazioni mobili intelligenti, schermi interattivi e proiezioni per permettere ai visitatori un salto virtuale nel passato, tra prigionieri nelle segrete, conti, duchi e baroni. Al centro della storia, Gian Girolamo II, Acquaviva d'Aragona, il Guercio di Puglia, figlio di Giulio I e Caterina, duchessa d'Aragona. Gian Girolamo fu inviato nel 1647 a Nardò per domare una rivolta. Le terrazze del castello vedranno uno spazio multifunzionale, ma il piatto forte saranno i sotterranei, con un itinerario ricostruito in modo virtuale che permetterà un vero e proprio viaggio. Già affidati i lavori, a giorni si partirà con la parte strutturale, che vedrà la sistemazione degli ambienti per poi passare alla costruzione del viaggio. Ed ora ascoltiamo le brevi che giungono dalla città barocca. Smentisco categoricamente le voci che mi sono state riportate circa la presenza di decine di ragazzi novolesi contagiati. Non c'è nessun focolaio attivo su Novoli. Così replica il primo cittadino Marco De Luca, delle voci sempre più insistenti nelle ultime ore, circa un focolaio Covid-19 tra i giovani di Novoli. Sono notizie assolutamente false, prive di fondamento, sottolinea il primo cittadino. Vi prego di non dare seguito a notizie non confermate e non riportate dagli organi competenti e soprattutto vi esorto a non diffonderle solo per sentito dire, l'appello del primo cittadino. Iniziano i salti, attesi, ma forse un po' meno degli altri anni, dai consumatori che ogni giorno, soprattutto online, possono usufruire di piccoli sconti e promozioni. Periodo fatidico questo invece per i commercianti che sperano di fare finalmente cassa dopo mesi di limitazioni, chiusure e quindi di merce invenduta. Arriva il servizio del vigile nonno a Porto Cesareo, un lavoro di squadra che mette insieme amministrazione comunale, polizia locale e cittadini volontari, allo scopo di garantire sicurezza agli studenti in entrata e uscita dalle scuole e promuovere integrazione e prossimità. Da un lato, 5 nonni pronti a donare il loro tempo libero agli studenti che di fatto potrebbero essere loro nipoti, unendo esperienza e sentimento. Dall'altro, la certezza di avere occhi e mani dedicati ai più piccoli per evitare loro pericoli. Alla base l'attività amministrativa a fare da collante. Il movimento Sentire Civico, insieme all'associazione Salento Rinasce, Pronto Soccorso dei Poveri e Movimenti Liberi, ha provveduto ad inviare a tutti i parlamentari pugliesi, oltre che a tutte le istituzioni locali, una missiva con cui si afferma in modo chiaro il netto no allo stoccaggio di residui radioattivi nucleari nel territorio pugliese.
Ed è tutto il nostro TG, termina qui, grazie per averci scelto, per averci seguito, una brevissima pausa tra un po' il TG Sport, con in studio quest'oggi il collega Dennis Magri, grazie a tutti voi.